Andiamo a vedere chi ha vinto la sfida della nona puntata di Amici. Ricordo che la finale sarà tra non mercoledì prossimo ma l'altro mercoledì, e quindi mercoledì prossimo verranno stabiliti invece i quattro finalisti. La sfida viene vinta dai bianchi con una percentuale del 55% dei voti contro il 45%. Posso vedere subito? Ok, mi date per favore il video con lo schieramento del blu. Roberta, mi dice il nome? Marta. 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 Susi. Marta. 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 Andiamo a vedere dove sei in classifica. Sono salvi solo i primi due. Mi date la posizione di Marta. Sesta. Okay. Commissione. Prego il pubblico in studio, comunque sia, e chiunque tifi, di rispettare in questo momento chi c'è qui davanti. Hai sei voti per essere salvata, non la salvo, la salvo, uno pari, la salvo, 2-1, non la salvo, due pari, non la salvo, 3-2, non la salvo, 4-2, non la salvo, 5-2, non la salvo, 6-2. Parliamo dopo la pubblicità, ok? Pubblicità. Allora, intanto diamo la classifica intera, perché abbiamo pochi minuti e riesco così a parlarti. Io, a dispetto di tante persone, non penso che tu sia cattiva, te lo volevo proprio dire. Grazie. Penso che tu abbia, invece di fronte a un complimento, ti sciogli. Grazie. E a volte hai, insomma, ti sei difesa. Se vuoi cantare, voglio cantare. Noi saremmo contenti, ovviamente. Sì. Diamo a lei il suo cavallo di battaglia, qual è? All by myself, Mariah Carey. No, Céline Dion. La mia Céline. Ah, Céline. Va bene, vieni qua. Grazie di averci seguito. Noi ci vediamo mercoledì prossimo per la semifinale di Amici. Apriamo il televoto per i ragazzi e diamo la linea a Matrix. Grazie, buonanotte a tutti.